il servizio sociale professionale costituisce un livello essenziale. Non c'è persona che possa essere accolta nel suo disagio, nella sua problematicità, se non c'è un professionista che l'accoglie. Altrimenti dove va? Cioè, una persona in difficoltà, con dei problemi, che ha bisogno di trovare delle soluzioni, che ha bisogno di accedere a dei servizi, non sa dove andare, ha necessariamente bisogno di un professionista. Il primo livello di contatto è proprio con il servizio sociale professionale, cioè con gli assistenti sociali. E la manovra finanziaria, così come preannunciata, influisce pesantemente sulle difficoltà delle famiglie, sulla crisi delle famiglie, sulla crisi anche relazionale e affettiva, quindi un peggioramento sia in termini di professionisti che accolgono la domanda di disagio, che accompagnano le famiglie in difficoltà a ripristinare, a recuperare le loro funzioni genitoriali, sia in termini di servizi stessi, cioè gli asili nido, i servizi sociosanitari, voglio dire, tutta una ricaduta pesante sui servizi e sui professionisti in una situazione di mutamento, di complessità delle situazioni e di crisi profonda della famiglia e delle relazioni familiari.